Easy. Curiosi di scoprire maggiori dettagli su Horizon Forbidden West, abbiamo intervistato il game director Matthijs Zion e il narrative director Benjamin McCall, in forze presso Guerrilla. Nonostante i due rappresentanti del team non abbiano potuto esporsi più di tanto su alcuni elementi ludici e narrativi, come le missioni secondarie, la ricca chiacchierata ci ha dato l'opportunità di approfondire alcuni aspetti del gioco, tra cui non mancano novità sulle modalità grafiche per PlayStation 5 e PlayStation 4 e sull'esplorazione della mappa. Vi raccontiamo i singoli particolari punto per punto, ma prima di proseguire, come sempre, vi suggeriamo di iscrivervi al canale per non perdere nessun contenuto di Everyeye.it. Partiamo da una informazione di natura tecnica. Il team ci ha detto che la versione PlayStation 5 proporrà due modalità grafiche, la Quality Mode e la Performance Mode. La modalità prestazioni permetterà al gioco di girare a 60 fps, mentre l'opzione qualità fisserà il frame rate a 30 fps con risoluzione in 4K, ma con ulteriori accorgimenti visivi volti a rendere la grafica molto più piacevole. Su PlayStation 4 Pro avremo sempre le suddette due modalità, ma l'opzione Performance bloccherà il frame rate a 30 fps. Passando alle differenze grafiche tra le due versioni, anzitutto Guerrilla ci tiene a precisare che l'edizione PlayStation 4 sarà davvero bellissima da vedere e che gli sviluppatori hanno spinto al limite l'hardware della precedente generazione. Ma ovviamente PlayStation 5 è parecchio più potente e la maggiore distanza qualitativa si noterà nel rendering dell'acqua, che sulla nuova console sarà più appariscente. Anche il livello di dettaglio, sia per le superfici più vicine sia per quelle più lontane, beneficerà di un grado di verosimiglianza superiore. Ci sono poi molti più particolari all'orizzonte, come ad esempio nella vegetazione. Un'altra differenza significativa riguarda la gestione della luce di stampo cinematico, che prima era possibile soltanto durante le scene di intermezzo, mentre adesso viene utilizzata anche nelle sequenze di gameplay, e che quindi rende il colpo d'occhio molto più d'impatto. Non sono mancati poi dettagli sulle feature esclusive di PlayStation 5. L'obiettivo di Guerrilla era di far sentire il giocatore completamente immerso nel mondo di gioco. A tal proposito, il feedback aptico e i trigger adattivi sono molto efficaci, specialmente quando si imbracciano le armi, come per l'arco. Quando si tende la corda per poi rilasciarla, potremo percepire la tensione e l'impatto del colpo. Lo stesso si può dire per l'audio 3D, che avvolgerà il giocatore e gli permetterà di percepire ciò che lo circonda. Per fare un esempio, è possibile riconoscere le macchine dai suoni che emettono e anche capire cosa stanno facendo, pur senza vederle, se stanno cercando qualcosa o se sono in procinto di attaccare. Per quanto riguarda la mappa, questa sarà decisamente più grande in confronto a quella di Horizon Zero Dawn. Lo scopo di Guerrilla non consiste nel focalizzarsi sulla vastità del mondo, né nel realizzare la più grande ambientazione di sempre. Ciò che interessa allo studio è riempire la mappa di numerose attività piacevolissime da sperimentare. C'è molto più da fare, una maggiore densità e varietà di situazioni da affrontare e ambienti da visitare. C'è una grandissima frontiera da esplorare, piena di nuovi misteri, tribù, animali, nemici e compagni. Sul piano artistico, al di là dei nuovi panorami che si incontreranno viaggiando verso ovest, Guerrilla ha riposto molta attenzione in una nuova tecnica di rendering dell'acqua. Il team ci rivela di aver impiegato tantissimi sviluppatori su questo singolo aspetto per molti anni. Ovviamente il passaggio a PlayStation 5 ha aperto la strada a nuove opportunità per aggiungere sempre più dettagli grafici e rendere il mondo ancora più vivo. Restando in tema di ambientazione, abbiamo chiesto al team di approfondire il sistema di arrampicata che ci accompagnerà lungo l'esplorazione, data la maggiore attenzione riposta alla verticalità dello scenario. Guerrilla ci ha spiegato che, anche se dal gameplay trailer non si percepisce a dovere, in realtà l'arrampicata è più libera di quello che si può pensare. Nel video lo studio ha mostrato il focus che evidenzia con più chiarezza gli appigli a cui aggrapparsi, ma quei punti sono sempre lì e non c'è bisogno di usare nessun focus per afferrarli. A volte simili supporti non sono facilissimi da notare perché fanno parte di una scenografia piuttosto elaborata e magari la posizione delle ombre li tiene celati alla vista. Nell'open world di Horizon Forbidden West ci saranno molte montagne e promontori, i cui appigli saranno automaticamente segnati ed è possibile arrampicarsi su ognuno di essi ovunque si voglia andare. L'arrampicata sarà completamente libera proprio perché è stata data maggiore importanza alla verticalità. Anche con l'uso del rampino è possibile sia salire verticalmente sia muoversi in orizzontale con più velocità. Ma la verticalità si estende persino sott'acqua. Guerrilla ha infatti costruito un intero nuovo mondo in fondo all'oceano. Muovendosi negli abissi si dà inizio ad una sorta di gioco che il team ha definito del gatto col topo. I nemici subacquei sono estremamente pericolosi e c'è bisogno di usare lo stealth e le correnti marine per aggirarli senza prenderli di petto.
Guerrilla ha inserito comunque alcuni elementi utili alla sopravvivenza, come ad esempio una schivata per evitare gli assalti oppure la bomba fumogena. È la stessa utilizzata contro gli squarciavento nella demo, e si può sfruttare anche sott'acqua per accecare i nemici e fuggire alla loro ronda. Dato che non c'è però un vero modo di combattere queste bestie negli abissi, occorrerà stare molto attenti. Ci sarà bisogno di condurle fuori dall'acqua dal momento che alcune di esse sono anfibie e dar loro battaglia sulla terraferma. Vale la pena ora focalizzarci sul combat system. Lo studio ha detto di essere consapevole che in Horizon Zero Dawn il sistema di combattimento melee, per quanto funzionasse, non aveva una grande profondità e non si sviluppava realmente nel corso del gioco. In Horizon Forbidden West gli autori hanno invece voluto dargli maggiore stratificazione, bilanciando ed espandendo sia la componente ruolistica sia quella più strettamente action. Sul piano dell'azione sono stati aggiunti gli impeti valorosi, le mosse speciali che si possono vedere nella demo. Nel nuovo albero dei talenti è possibile trovare una buona varietà di stili di gioco ed è proprio in uno di questi rami che si possono sbloccare gli impeti. C'è anche uno specifico ramo dedicato agli attacchi melee dove il giocatore può apprendere nuovi combo utili per ottenere specifici effetti. In sostanza, l'intero skill tree è stato ridisegnato per dare nuova linfa e attenzione al combat system. C'è dunque una maggiore profondità e anche più possibilità di scelta per il giocatore che ha l'opportunità di personalizzare l'esperienza a seconda delle sue esigenze. È possibile specializzarsi maggiormente nel combattimento corpo a corpo o in quello sulla lunga e corta distanza, oppure mescolare le due caratteristiche. In definitiva, il concept alla base è lo stesso di Horizon Zero Dawn, ma il team sembra averlo ampliato in maniera notevole. Gli avversari umani sono poi molto più complessi da ingaggiare e più duri da abbattere, grazie anche alle parti di armatura che li proteggono. Nel gameplay trailer è possibile vedere Aloy combattere contro un guerriero rivale, il quale indossa dei pezzi di equipaggiamento che si illuminano all'occorrenza. Si tratta di elementi distruttibili a patto di indirizzare su di essi una buona quantità di danni. Alle volte sarà necessario rimuovere quelle protezioni per raggiungere il punto debole dei bersagli. In poche parole, è lo stesso principio usato per le macchine. Rispetto al passato, pertanto, il team ha reso i nemici più aggressivi e occorrerà prestare quindi maggiore attenzione durante gli scontri. L'utente dovrà bilanciare sia la necessità di sfruttare le varie tecniche per abbattere gli avversari il più rapidamente possibile, sia l'attenzione, la calma e la strategia utili a non soccombere ai colpi. In Horizon Zero Dawn c'erano 4 slot nella ruota delle armi e ora lo studio ne ha aggiunti altri 2. Questo significa che potremo portare con noi un maggior numero di strumenti, così da alleggerire il passaggio all'inventario per cambiare equipaggiamento. Oltre alle armi già presenti nel primo capitolo, Guerrilla ne ha aggiunte molte altre, che si affiancano come nuovi tipi di proiettili. Negli accampamenti sarà poi possibile migliorare le armi a disposizione. Attraverso vari passaggi avremo la facoltà non solo di incrementare il danno inflitto, ma anche di sbloccare inedite caratteristiche e abilità dello strumento selezionato. Ogni classe di arma avrà poi una diversa modalità di fuoco che potrà essere selezionata e aumentata in un ramo dello skill tree. Senza allontanarsi dal tema dei combattimenti, Guerrilla ci ha parlato della distruttibilità ambientale. Nella demo, il Tremor Zan ha abbattuto un elemento dello scenario appositamente inserito per poter essere distrutto. Sparse lungo la mappa ci sono poi alcune parti di ambientazione dove l'interattività è maggiore, legate alle quest e alle attività da svolgere. È come se fossero delle porzioni di set di dimensione variabile all'interno delle quali c'è una superiore distruttibilità. Ma ci sono anche elementi ambientali in scala minore con cui interagire come alberi, rocce e pezzi delle rovine, che possono essere distrutti. Questi luoghi, opportunamente concepiti per le battaglie, servono a dare un senso di epicità alle lotte e di pesantezza alle macchine che affronteremo. Chiudiamo la nostra carrellata con alcuni dettagli su Aloy, la componente narrativa e le bestie meccaniche. Sono passati 6 mesi dai fatti di Horizon Zero Dawn e in questo periodo la protagonista ha osservato con i propri occhi gli effetti della piaga rossa, che ha comportato la progressiva degradazione del pianeta e della sua biosfera. Mossa dall'assoluta impellenza di trovare un rimedio per la malattia, Aloy si incamminerà verso la missione con la stessa forza e determinazione mostrate in Zero Dawn. In questo senso non è cambiata molto rispetto al primo capitolo. Il vero cambiamento per lei avverrà in Horizon Forbidden West, ma si tratta di un dettaglio della sua personalità che il team ha preferito non rivelarci. Oltre ad Aloy, sono le macchine le grandi protagoniste del gioco. Il team sostiene di aver impiegato moltissimo tempo nella loro creazione e costruzione. Come si può notare, gran parte dell'ispirazione è stata tratta dagli animali preistorici e dai dinosauri. Agli inizi di un progetto, lo studio osserva enormi quantità di immagini per fare una selezione che diviene progressivamente più piccola.
Dopodiché si passa alla realizzazione dei documenti di design, letteralmente centinaia e centinaia di pagine che racchiudono al loro interno innumerevoli particolari legati ad ogni singolo aspetto della macchina. Si parte dagli attacchi e si arriva ai movimenti, alle abilità e alla possibilità a disposizione del giocatore per ingaggiarle in combattimento. Ogni macchina ha bisogno di circa un paio d'anni di lavoro per essere concepita integralmente e Guerrilla ha aggiunto anche una rinnovata intelligenza artificiale a queste creature. Si conclude qui la nostra lista di informazioni emerse dall'intervista al team di sviluppo. Fateci sapere quali sono le vostre impressioni su Horizon Forbidden West nello spazio dedicato ai commenti.